Salve a tutti, Legnano Web TV. Siamo qui nei camerini del teatro Apollonio di Varese. Questo è il camerino number one dove ci sono gli altri attori. Io sono la Carmela dei Legnanesi, Maurizio Albè. Vabbè, questo è stato solo per presentarmi. Presento gli altri attori. Qui abbiamo Massimo. Ciao. Il tuo personaggio? Il mio personaggio è Aduina. Aduina, poi qui abbiamo Mauro. Ciao, sono Fiorella in scena. L'altro è Fracchino, non c'è, è in giro, dopo lo becchiamo. Eccola qui, la principessa del cortile. Cioè? Che sei brutta! Ma calma! Ma lei è un'urenza tra spicciati! Ma dimmi un po', te mando lui laurea in Italia? Ma che stai marendo laurea in America, eh? Ma calma! Ecco, dunque, siamo riusciti a trovare l'altro attore, Franchino col cagnolino. È tutta una novità. Andiamo a trovarlo, andiamo a trovarlo. Eccolo qua. Ecco, questa... Eccoci qua. Presentalo tu, Franchino. Ciao, Franchino. Lui è il mio bambolotto, Joy. Ercole, nome d'arte. Lo vedrete dopo a recitare. Joy, cos'è? Non è la pallina questa, eh? Continuiamo la ricerca degli altri attori e andiamo a vedere la chetta dei Legnanesi. Qua, questo è il camerino della chetta, entriamo, bussiamo, permesso? Prego. Ecco qua, Valerio Rondena, la chetta dei Legnanesi. Prego. Che dire, anche quest'anno siamo venuti a Varese dopo un debutto più che soddisfacente, siamo tutti molto contenti. Lo spettacolo piace, abbiamo avuto queste conferme e questo ci riempie di orgoglio. Adesso andiamo avanti a fare la provincia, poi debutteremo a Milano il 4 di gennaio per un paio di mesi e questo ci dà conforto perché sinceramente anche quest'anno siamo partiti col piede giusto, il pubblico è entusiasta e noi ne siamo sicuramente fieri. Grazie a voi per questa concessione e un ciao a tutti. Grazie Valerio, grazie. Allora, lasciamo il trucco, passiamo a un altro camerino dove troviamo altri personaggi. Possiamo disturbare questo camerino? Sì, inquadramento alto perché sono un po' in disabile. Qui abbiamo Danilo Parini. Ciao carissimo. Compagnia degli Legnanesi, Danilo Parini, Jolly della compagnia, poi cosa vuoi che ti dica? In questo spettacolo qua faccio Marcantonio, in questo spettacolo qua faccio dell'Interpol, il commissario dell'Interpol. Niente, venite a vederci, non vi svelo niente, è tutto da scoprire. Ciao. Va bene. Qui abbiamo un altro personaggio ormai famoso della compagnia, abbiamo la Mistica. Persichetti come di cognome. Va bene, si presenti lei. In questo spettacolo riserverà qualche sorpresina perché c'è un suo fratellino che si presenterà poi nel secondo tempo in una scena un po' ospedaliera. Però la Mistica la si riconosce subito. Insomma, va bene. Allora, Giovanni Mercoli, salutiamo a tutti quanti. Questo bel camerino, buon lavoro ragazzi, ciao, ci vediamo. Grazie, in bocca al lupo come si parenti a carico, Cipollino. Giuseppina Calcaterra. Mentre invece lei era signora più grossa che rido. Colombo Teresa. Scriva la paglia. Pinetta, la Pinetta, Alberto Destrieri. Eccolo qua. Beh, cosa devo dire? Siamo qui a Varese e cerco di andare avanti. Poi martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica lavoriamo ancora. Siamo sempre in giro come gli zingari, la nostra vita. È un destino crudele che ci fa così. Grazie signora Carmela per avermi dato questa possibilità che ne ho tante poche. Grazie. Sono solo portavoce di questa televisione, così in questa occasione. È una voce molto importante, ma porta bene la sua voce. Ti ringrazio tanto. Mezzega. Un storico personaggio dei Legnanesi, storico del personaggio. Quanti anni dei Legnanesi? Tanti anni, tante belle cose, comunque... Fa niente, ogni anno vita nuova,
quest'anno nuova rivista, siamo tutti al debutto, siamo tutti contenti e basta, niente, tutto qua. Giordano Fenocchi, bocca al lupo anche a te. Grazie. Ciao. Va bene, vi saluto anch'io, Carmela Miccichè, arrivederci e buon spettacolo a tutti.